Siamo sul lungomare di Rocco Lomera, dove questa mattina si registra l'ennesimo sversamento a mare. Vice sindaco Biagio Cogliotta, un problema che si ripete da parecchi anni. Oggi cosa è successo? Quello che è successo in effetti ancora non lo sappiamo, perché abbiamo chiamato il responsabile delle pompe e dovrebbe arrivare a momenti, e quindi stiamo aspettando per capire qual è stato il problema. Purtroppo è un problema che si ripete nel tempo, c'è qualche difficoltà evidentemente nelle pompe che non attaccano nel momento in cui c'è il troppo pieno, che raggiunge un livello abbastanza importante, e di conseguenza vi è la fuoriuscita nella spiaggia. Quindi adesso stiamo cercando di aspettare per vedere un pochino se questo problema può essere in qualche modo risolto in tempi rapidi, dopodiché vedremo cosa dobbiamo fare, perché non è un problema più tollerabile. Diciamo che è un problema che purtroppo si è ripetuto nel tempo, ormai è un problema di anni. Però questo, c'è qualche piccolo problema di natura tecnica che evidentemente non si è riusciti a risolvere, speriamo di risolverlo. Il punto della situazione è in merito all'ultimazione dei lavori al depuratore consortile. Ma i lavori al depuratore stanno lavorando in maniera importante, e quindi noi auspichiamo che entro fine maggio i lavori sono completati. Devo dire che si sta lavorando, diciamo, a pieno ritmo. La ringrazio. Allora.